Scuola, importanti novità per il Polo delle Arti di Firenze che racchiude tre indirizzi, classico, musicale e artistico. L'Alberti Dante, infatti, è stato registrato come Cambridge International School da parte dell'Università di Cambridge e può ora erogare i corsi Cambridge International General Certificate of Secondary Education, offrendo una rilevante opportunità formativa all'intero territorio. Nel dettaglio, il curriculum del liceo classico viene arricchito da altre tre materie: English as a Second Language, Mathematics e una nuova disciplina, Global Perspectives, che saranno insegnate in lingua inglese ai fini del conseguimento del diploma internazionale. La novità è stata presentata nel corso di un incontro a Palazzo Medici Riccardi, presenti anche artisti e influencer locali, come Lorenzo Baglioni, Wikipedro e Gianmaria Vassallo. Indubbiamente un'opportunità molto importante per i nostri studenti, le nostre studentesse, imparare sì l'inglese ma impararlo con quel metodo, perché quel metodo sicuramente aprirà le porte del futuro per questi ragazzi che vorranno o viaggiare, ma sicuramente di più avere relazioni culturali, relazioni scientifiche con gli altri paesi. Oltre ai contenuti e la lingua inglese, anche nuove metodologie, nuove competenze, come lo stare insieme, come approfondire i temi delle competenze, proprio della cittadinanza attiva, perché ci saranno materie che li metteranno in gioco, metteranno loro insieme agli studenti europei e quindi saranno in grado di fare le loro scelte in modo consapevole e con criteri di sviluppare un pensiero critico futuro. Siamo contentissimi, parlo anche a nome di Grande Baglioni e di Grande Wikipedro che si sono collegati ma non c'erano fisicamente, quindi siamo onorati, parlo appunto anche a nome di loro tre perché ci danno una speranza per il futuro con questi ragazzi, crescere culturalmente, ma soprattutto qualsiasi sia la cosa che andranno a fare, su cui andranno a cimentarsi, la cosa principale, come dico sempre, avere la curiosità. La curiosità è quella che porta avanti qualsiasi tipo di progetto, di ambizione, è quella che desta veramente il risveglio per un futuro migliore. E Firenze, nonostante tutto, ancora si mette al primo posto.